Ilaria Nobili, operatrice educatrice dell'UISP Roma, appena tornata dal Libano, una missione della UISP. Ilaria, che cosa avete trasmesso in Libano? Siamo state 2 settimane, e abbiamo conosciuto 3 gruppi, quindi due centri profughi e un altro in un centro per ragazzi disabili fisici e psichici, e siamo andati per divulgare un pochino dei nuovi mezzi di comunicazione attraverso la danza terapia e attraverso il movimento. Quali sono le città che avete toccato e quali le persone con cui siete entrati in contatto? Noi siamo stati per 2 settimane a Tiro, al sud del Libano, e ci siamo spostati un pochino verso Saida, che c'era uno dei 2 centri profughi, e il centro per ragazzi disabili era proprio a Tiro. Abbiamo incontrato nel primo centro delle 16 donne tra i 17 e i 22 anni e un uomo. Nel secondo centro, che è questo centro che è sempre a Tiro, di ragazzi disabili, centro Musa, c'erano 38 insegnanti, sia uomini che donne, sempre maggioranza donne. Il terzo centro siamo andati in un campo profughi a Saida. Qual è la situazione in Libano? Sappiamo che c'è il problema di tante persone che arrivano dalla Siria in cerca di pace, fuggono dalla guerra. E sappiamo che il Libano sa accogliere anche diverse culture, diverse etnie, però i problemi sono molti. Assolutamente sì, abbiamo avuto modo noi di lavorare in questi campi palestinesi, 2 campi di accoglienza che ci ospitavano in questi giorni di formazione erano campi palestinesi. Ho avuto modo anche di visitare nella precedente missione un campo siriano, quindi su al nord del Libano. Sono realtà molto, molto forti. Devo dire che comunque il Libano, per quello che ho visto adesso, è un paese assolutamente capace di accogliere sia profughi ma non solo. E perché lo sport? Quanto di più può dare in termini di convivenza e anche in termini di felicità alle persone che vivono in Libano in condizioni difficili? Beh, innanzitutto lo sport in Libano, così come lo sport nel mondo, dovunque, sia un momento di svago, di benessere, di divertimento, e soprattutto in questi paesi dove il rapporto col corpo è abbastanza intimo, diciamo, avere delle esperienze di movimento e di sport sicuramente apporta dei benefici non soltanto fisici, anzi soprattutto emotivi e mentali. E anche in un paese come il Libano, in cui convivono diverse etnie, diverse culture, sicuramente lo sport mette in comunicazione e relazione tutti quanti.